Io sono l'editore più liberale che sia mai comparso sulla scena editoriale italiana. E non accetti anche lo domandi a tutti i direttori e giornalisti di Mediaset e della Mondadori. Io non ho mai fatto un intervento sulla libertà dei singoli giornalisti, non ho mai imposto nulla, al contrario di quello che fa la sinistra, gravando di telefonate continuative i poveri direttori dei telegiornali e delle trasmissioni della RAI. Ho ricevuto una telefonata da Sacca, quindi quella telefonata che ho ricevuto, non ho paura di ricevere nessuna smentita quando dico che io le telefonate non le faccio. Io sono da sempre l'editore ed il politico più liberale della storia della Repubblica Italiana. Chi è? Pronto? Direttore Sacca, buonasera, la segreteria del presidente Berlusconi. Sì, sì. Glielo posso passare? Certamente. Grazie. Ho ricevuto una telefonata da Sacca, Ti dico ancora un istante, grazie. Sì, grazie, certo. Pronto? Buonasera Presidente, come sta? Bene, bene. Sto lavorando a far cadere il governo e conto di riuscirci. Credo che ce la posso fare. Io le telefono per due cose, per due cose oltre alla vicenda della RAI, naturalmente. Sì. Qui. Quindi quella telefonata che ho ricevuto. Questo Fabiano Fabiani è anche uno con cui penso tu sia amico, no? Diciamo che lui ama la fiction, perché è stato presidente ed ho un buon rapporto con lui. Io ho anche un buon rapporto con lui, non gli telefono per salutarlo, perché adesso sono in controcorrente e che in effetti devono darci il presidente, no? Ecco, comunque insomma credo che non sarà disastroso, penso che è uno che va a vedere i fatti completamente da ragione. Senti un po', lui è stato direttore generale della RAI, no? Lui è stato vice direttore generale. È stato direttore del TG1, ma parliamo degli anni 60, poi direttore dei culturali, poi vice direttore generale, poi è uscito e è andato in IRI a fare il presidente di Autostrade, poi dopo Autostrade è passato a fare il direttore di Finmeccanica Centrale, poi ha fatto l'amministratore delegato di Finmeccanica e lì ha venduto l'Alfa Romeo alla Fiat, c'è questa cosa, tutta questa vicenda qui, e poi è andato a Napoli a fare quel discorso del recupero dell'ex area Finsider, no? E non ha cavato un ragno dal buco, e poi Veltroni l'ha nominato prima presidente di Roma Expo, quindi che è una società sulle esposizioni romane, e poi direttore generale di COSO, di Acea, e da direttore generale d'Acea ha fatto una grossa operazione, questa se la faccia tirare fuori, di affidamento a COP Servizi, una cosa molto grossa, presidente, molto molto grossa, di un carico importante di tutte le municipalizzate di Roma, eccetera. Quindi comunque uno capace, è uno che molto capace. Sì, no, è uno molto capace che poi che giudica sui fatti. Allora, è con lei, Presidente, quando io parlo di lei che mi dicono ma Berlusconi non gliene frega niente, l'importante è che i gatti pigliano i topi, sì. Se sono neri, sono rossi, sono bianchi. Va bene. Grazie mille. Allora, le due cose per cui ti disturbo, continuo, sono una, perché tu mi hai parlato di quel calabrese eletto in Australia. E lì su quello io ho delle notizie, guarda, importanti, molto importanti, e possibilmente positive se governata la situazione. E allora io su quello sono interessato, perché sto facendo l'operazione, sto cercando di aggregare più senatori possibile, no? Sì. Ecco, quindi su quello se hai delle cose da dirmi... Se vuole gliele posso già dire al telefono... Sì, dimmele, vai, dimmele. Allora, lui era il direttore, non è vero quello che mi avevo detto, perché lui in realtà di cultura era più, laburista lì, no? Questo è il dato. Però, e dirigeva non, come è stato detto, la Fiamma di Sydney, ma l'altro giornale della stessa proprietà,
che è una proprietà di italiani che vengono dal Veneto, importanti, che sono grandi importatori dall'Italia di prodotti alimentari. E lui è un uomo di questi signori, praticamente, di questi signori qua. Lui ha fatto due cose. Intanto sta tornando poco in Australia, sta tornando molto poco. Se ne dico come, perché è un mio amico, che è carissimo, che tra l'altro vive a Milano, è nostro, eccetera, è cugino di un grande ristoratore australiano, e questo signore andava tutte le sere a mangiare, quando usciva dal giornale, a mangiare, e quindi so tutto. Bro. E allora lui ha fatto due cose. Uno, ha dichiarato alla radio degli italiani in Australia che se il governo non fa entro quest'autunno, non approva o comunque un disegno di legge sulla doppia cittadinanza per gli italiani d'Australia, lui lascia. Evidentemente, dice l'amico come dire, ristoratore, si sta preparando il modo per uscire, perché evidentemente sta riflettendo chi lo rielegge la prossima volta, ed è chiaro che il governo non ce la fa presentare un disegno di legge, approvarlo sulla doppia cittadinanza in Australia, e poi perché agli australiani e non ai sudamericani, eccetera, eccetera. L'altra cosa è che lui torna pochissimo in Australia, sta molto qui in Italia, il giornalismo per lui è importante il futuro, chi lo aiuta. Quindi dovrei dire meglio a voce, diciamo, Presidente. Sì, c'è una persona che potremmo usare per contattarlo? Sì, perché questo mio amico che è un commercialista importante di origine calabrese, che sta a Milano, che tra l'altro è il nostro proboviro lì di Forza Italia a Milano, quindi è uno proprio nostro, importante, che io mi sono rivolto a lui sapendo che lui aveva questo cugino che aveva una catena di ristoranti importanti in Australia, e lui subito mi ha detto tutto. Beh, allora, se tu puoi... E lui si propone proprio per dire, se l'uomo in contatto diventa l'uomo. Se tu potessi combinare un incontro con Marinella di questo signore a Milano con me lunedì o martedì prossimi, mi faresti una cortesia. È troppo presto, Presidente, ci dobbiamo dare non ce la faccio in così pochissimo tempo. No, ma non del senatore, del proprio viro. Ah, certo, del nostro amico, del nostro del commerciale, subito, questo lo faccio immediatamente. Va bene, punto primo, e questo grazie moltissimo. Punto secondo, quella pazza dell'Antonella Troise si è messa in testa che io la odio, e io ho bloccato la sua carriera artistica. Ma è andato a dire delle cose pazzesche in giro su questa roba. Ti chiedo questa cortesia, di fargli una telefonata e di dire, guarda che fissare un appuntamento, non lo so, dire che c'è qualche cosa, e di dire che io ti ho tolto la tranquillità, perché sono un po' di settimane che continuo a dirti, io devo bisogno far lavorare la giornatrice. Vabbè. E ha bisogno va di bene, soldi. La chiamo, la compro. Scusami, digli, sottolinea un mio ruolo attivo, perché dico, io continuo a dirglielo, ma lei dice, pensa che io le sia di ostacolo addirittura, che è una cosa folle. Io non sono mai stato di ostacolo a nessuno in vita mia, in nessun campo. Va bene, però è pazza, e quindi fammi questa cortesia, perché sta diventando pericolosa. C'ho un'altra cosa da dirle io, perché io ho visto pure Pietro Fuda, però so che lì sta andando anche un altro discorso avanti, eccetera. No, così siamo fermi invece. Allora le dico quello che mi ha detto, glielo dico rapidissimamente, eccetera. Lui mi ha detto, dice, guarda Agostino, lui poi di poche parole, è stato 2 ore a casa mia, è venuto lui a casa mia in Calabria, a casa di mia sorella. E tu dici, guarda Agostino, intanto apprezzo questa cosa che Silvio ha messo te, che vuol dire che allora mi rispetta e mi stima, perché io ti consiglio, gli dico quello che mi ha detto, ti considero un grande intellettuale, un uomo importante, e quindi vuol dire che mi valuta per quello che io merito, eccetera. Però ti dico due cose che devi dire a lui. Allora, uno, io sto con lui, cioè voglio dire, li odio questi qua, io sono cristiano, dico, non so che sono stato costretto a finire lì. Due, che quando anche io passo, se lui non risolve il problema di Casini, perché io vivo al Senato, in piedi il governo lo tengono i senatori di Casini. No, non possono tenerlo i senatori di Casini, perché Casini si sputtanerebbe definitivamente di fronte.